6 consiglieri al centro-destra, 5 al centro-sinistra, 1 al patto civico. Questa è la nuova composizione del Consiglio provinciale di Arezzo. Cambiano i nomi, ma non cambia lo schema. Si tratta di elezioni di secondo livello. Il corpo elettorale non è infatti rappresentato dai cittadini, ma dagli eletti del territorio. Possono votare soltanto i consiglieri comunali e i sindaci dei singoli comuni. Complessivamente per la provincia di Arezzo votano 488 persone, hanno diritto al voto. Si è votato in quasi tutta la Toscana, a Lucca e a Siena, anche per eleggere il nuovo presidente della provincia, ad Arezzo, Livorno, Pisa e Prato per rinnovare il consiglio provinciale. Ad Arezzo le liste erano 3, Patto Civico, Intratevere e Tarno, che ha ottenuto 10.351 voti ponderati, eleggendo Marta Mancianti. La lista centro-sinistra per Arezzo ha ottenuto 33.209 voti ponderati, eleggendo Paolo Brandi, Anna Canaccini, Elena Spadaccio, Valentina Vaccari e Filippo Polcri. La lista comuni per la provincia, lista di centrodestra, ha ottenuto 40.491 voti ponderati e ha eletto Mary Cornacchini, la più votata, Lorenzo Basagni, Francesco Lucacci, Simon Pietro Palazzo, Lucia Scanciarello e Carla Borri. Dopo la riforma del Rio, le province hanno perso gran parte delle loro competenze, hanno però mantenuto una delle più importanti, l'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica, una parte delle infrastrutture viarie, più alcune partecipazioni importanti, quindi le scelte che fa questo ente di secondo livello hanno un grande impatto nei confronti dei cittadini e quindi è giusto che venga amministrata con attenzione e questo momento che oggi viviamo, un momento di democrazia, è un momento particolarmente importante. Un ruolo, quello delle province, che il governo Meloni potrebbe ripristinare. Si pensa anche a tornare all'elezione diretta da parte dei cittadini. Un ente che è vicino alle persone, alle scuole, alle strade e che è utile che ci sia e che operi in maniera efficiente. La Del Rio è stata una disgrazia che ha soltanto causato tanti problemi ai territori nella gestione delle scuole e delle strade. Una nota tutta aretina di queste elezioni, che sicuramente avrà degli strascichi nel centro-destra aretino: la posizione del sindaco di Cortona Luciano Meoni, che aveva annunciato la sua assenza. Abbiamo una quota di 257 voti ponderati, aveva detto. Siamo in 11, non andremo a votare per il rispetto dei nostri concittadini. Alla fine sono stati in 78 tra gli eletti del territorio aretino a non presentarsi alle urne. Assistere a sindaci o consiglieri o altro che invitano al non voto è piuttosto triste in un momento in cui tutti si lamentano appunto che c'è un calo nell'afflusso al voto.